Voglio tornare al caso del sindaco di Fano, al caso del sindaco di Fano, perché qui il caso non è un ragazzo che si è ribellato, come è giusto che facciano i ragazzi, è proprio un sindaco miope, cieco, che io conosco tra l'altro bene, socialista, quindi con una vicenda che nel suo passato è piena di ferite, pensando a cosa è toccato al suo partito, il quale, dimenticando tutto, elogia Fedez per conformismo, e manda in ospedale psichiatrico, cioè in manicomio, un ragazzo di 18 anni. Le considerazioni di Meluzzi sono perfettamente condivisibili. Si tratta, a mio giudizio, di un gravissimo abuso che penso presenti anche rilievi penali. È l'abuso della preside, del professore, è l'abuso del sindaco, è l'abuso della funzione del potere per reprimere chi vuole manifestare una posizione anche discutibile, attraverso il TSO, trattamento sanitario obbligatorio. Siamo nell'ambito dell'uso politico, sociologico, ideologico del TSO, che il nostro ordinamento prevede per casi molto più gravi, ovvero situazioni che potrebbero mettere a rischio la vita dei pazienti o quella degli altri. Qui uno può dire se lui è infetto, non portando la mascherina rischia di... E questa è una valutazione che Meluzzi non fa. È vero che fra i giovani la circolazione del contagio non porta nessun rischio letale, però è vero che uno potrebbe dire tu non vieni a scuola o perlomeno mettiti in una posizione di isolamento, perché però questo non cambia che lo spirito della protesta sia uno spirito su cui vale la pena di discutere, non di reprimere. Ora mi auguro che qualcuno ne risponda e mi stupisco del sindaco di Fano, dice Meluzzi, che appena una settimana fa faceva il difensore di Fedez denunciando il tentativo di censura dei suoi danni. Quindi rispetto alla RAI, il sindaco di Fano, in una sua fase libertaria, difendeva Fedez. E poi, subito dopo, dispone il ricovero coatto di questo ragazzo. E poi mi chiedo, altra cosa che dice giustamente Meluzzi, come possa un giudice dare il proprio assenso a una cosa del genere. Il giudice che ha ratificato l'atto di consegna con la polizia, con l'ambulanza di questo ragazzo all'ospedale psichiatrico, avrà valutato una gravità che in effetti non c'era. Per un ragazzo ai limiti della minore età, cioè diciottenne, si tratta di un danno gravissimo, forse irreparabile. Ci sono, a mio giudizio, gli estremi per ricorrere sia all'azione penale sia a quella civile con annessa richiesta di danni per risarcimento di quello che è avvenuto. Mi ritengo disponibile a sostenere la famiglia di questo ragazzo offrendo la consulenza di medico legale e consulente psichiatrico. Poi invoca il Ministero dell'Istruzione per un'ispezione in quella scuola e anche perché da lì si muova la magistratura. Vedete quello che è avvenuto per esempio al medico che prima ha denunciato il Covid, è stato isolato, per 3 mesi costretto al silenzio e poi anche morto, non sappiamo come. Questo dove accade? Accade nella Repubblica Popolare Cinese, con un modello di regime che è difficile immaginare in Italia, eppure a quel modello si ispira il sindaco di Fano. E poi chiude Meluzzi dicendo che quello che lo stupisce, ma qui non bisogna stupirsi, è che non sia stata una lezione collettiva, cioè gli studenti non abbiano fatto occupazione della scuola, probabilmente anche loro ormai plagiati non hanno condiviso la scelta del loro giovane collega, dello studente di 18 anni. Ma tutto questo, al di là di qualunque giudizio si possa dare di queste posizioni, presupponeva un dialogo e un tentativo anche di valutazione dei fatti del professore o della preside, che invece hanno visto questo ragazzo come non solo degno di essere ricoverato in un ospedale psichiatrico, ma plagiato da qualcuno che gli ha fatto capire che la Costituzione prevede libertà che sono state da questi governi totalmente soffocate. Questa è la verità, caro sindaco di Fano. E abiti da parte mia tutta la delusione di chi ti ha frequentato, ma non ti riconosce. Vergognati. Stare dalla parte di Fedez, stare dalla parte del più forte e metterti contro un povero ragazzo coraggioso, isolato, forse anche dalla parte del torto, ma tale da essere rispettato, non da essere maltrattato e mandato in manicomio. Vergognati.